Ciao a tutti appassionati del fai da te, io sono Mauro e questo è Zioworlds, il canale per i makers. In questo video farò una nuova slitta per tagli a 90 gradi. Questa qui era la mia vecchia slitta. Voi mi chiederete, ma come mai ne hai fatta una nuova? Non eri più soddisfatto di questa? No, ero soddisfatto di questa qui e andava anche bene. Ci lavoravo bene, come avete visto anche nei scorsi video. Ho fatto questa qui perché avevo intenzione di integrarla con degli upgrade che usciranno nei prossimi video. E soprattutto anche perché quando avevo bisogno di fare tagli ripetuti, sempre della stessa misura, con quella lì mi rimanevano difficili perché strusciava, diciamo, contro il piano di alluminio del banco sega. Mentre con questa qui posso impostare una lunghezza predefinita, anche morsettare con un pezzo di legno alla distanza voluta e fare di continuo tagli, diciamo, ripetuti. Poi magari in futuro farò anche un upgrade per questa slitta, proprio per questo genere di lavori qui e magari anche per altri lavori. Dunque, questo progetto, questa slitta serve per fare tagli a 90 gradi, quindi quando dobbiamo troncare un muraletto, una tavola a 90 gradi, con questa qui viene un lavoro facile, veloce e si possono impostare anche dei lavori in serie. Il problema è che io mi sono impegnato molto per farlo preciso, quindi vedrete anche nel video uno stratagemma per registrare le spallette in modo che il jig funzioni perfettamente e dia il massimo della precisione. Il mio banco sega purtroppo non è precisissimo, infatti, come molti di voi sanno, non ha una fuoriuscita della lama perfettamente dritta e quindi a seconda dell'altezza della lama, dell'impostazione della lama, si ha una perpendicolarità diversa. Quindi farlo nel mio caso è stato abbastanza inutile. Non otterrò mai una precisione, millimetrica al decimo di millimetro come sono riuscito a registrarlo. Però magari voi avete un banco sega migliore del mio e quindi seguendo le istruzioni che vi do in questo video otterrete una slitta, diciamo, più usabile. Cos'altro aggiungere? Se il video vi piace, lasciate un like, commentate. Se mettete il pollice all'ingiù, mi raccomando, ditemi cos'è che non vi è piaciuto nel mio video in modo che magari in futuro riuscirò a migliorare e a farvi piacere di più i miei video. Questo è molto importante per me. Condividetelo con i vostri amici se volete. Iscrivetevi se non l'avete già fatto. E soprattutto, come vi dico sempre, se volete supportare il canale ci sono dei modi per farlo. Uno di questi sono delle piccole donazioni su PayPal. Potete fare anche una donazione di soltanto 1 euro. Ci sono le istruzioni nella descrizione se volete. Oppure se dovete fare degli acquisti su Amazon potete farlo passando per il mio link che trovate sempre in descrizione. In questo modo, facendo degli acquisti tramite il mio link, il prezzo dell'oggetto che comprate non varierà. E così come non varierà anche il tempo della consegna dell'oggetto, però il canale riceverà una piccola commissione grazie al vostro gesto. E cosa dire ancora? Vi lascio al video, buona visione, ciao! Thank you.
pronto il pianale di scorrimento per questa slitta per il banco sega. Adesso farò delle fresate lungo il senso di scorrimento della lama per inserire questa T-track, che non è una vera e propria T-track, questa in realtà è una guida per le tende, è in alluminio, però ecco, fungerà da T-track. La inserirò lungo il senso di scorrimento della lama per l'appunto, per degli upgrade che farò in futuro su questa slitta. Dunque, amici, ho fatto degli errori durante le fresature. Principalmente l'errore sta nel fatto che ho fissato male le guide e quindi mentre fresavo, con la forza che imprimevo lungo la guida, la fresa si è spostata e ha fatto una fresata storta da un lato. Dall'altro è venuto bene e quindi rimedierò a questo errore appoggiando la parte dritta della T-track alla parte dritta della fresata e cercherò di riempire il vuoto lasciato dalla fresata sbagliata con della colla mista della segatura. Dunque, siamo arrivati a questo punto. Il jig è quasi pronto. Manca soltanto l'installazione dell'ultima spalliera, quella che dà lo squadro a tutta quanta la struttura. Come andiamo a fare? Allora, tirerò su completamente la lama della sega, dopodiché cercherò di installarla, almeno per quanto riguarda una vite, ad angolo retto. Poi farò la prova dei 5 tagli. Seguitemi perché per capire come si esegue correttamente ho dovuto guardare un sacco di tutorial americani e tradurre tutto quello che dicevano per cercare di capirci qualcosa. Vediamo se mi riesce, ma soprattutto vediamo se ha senso farlo con il banco sega della Parkside, che come sappiamo non ha una precisione millimetrica. Quindi seguitemi e vediamo come farlo. Magari voi avete un banco sega più preciso del mio e quindi magari potete riprodurre il progetto sul vostro banco sega con una precisione migliore. Vediamo come viene fuori. Magari voi avete un banco sega più preciso del mio e quindi magari sul vostro ha più senso. Poi fatemi sapere cosa ne pensate.
dunque, adesso si può dire che il jig è quasi finito. Dobbiamo soltanto finire di settare bene questa spalletta qui. Come si fa? Userò la tecnica dei 5 tagli. Praticamente mi sono procurato questo pezzo di multistrato da 9 mm e farò 5 tagli consecutivi su questo pezzo di legno, poggiando ogni volta la parte appena tagliata sulla spalletta. Quindi primo taglio, secondo taglio, terzo taglio, quarto taglio. Il quinto taglio andrà a finire sullo stesso lato del primo taglio, però sarà un pochino più spesso perché dovrò misurare la fetta di multistrato che ne risulta, quindi sarà il quinto taglio. Vi spiegherò i prossimi passaggi dopo aver fatto questa prima step. Quindi abbiamo questa fetta di multistrato che da una parte misura 24,96 mm e dall'altra 20,61 mm. Adesso vi vado a spiegare il calcolo da fare per registrare questa spalletta. Tutti i numeri che andremo a sommare, dividere, eccetera, eccetera, saranno in millimetri, questo è importante. Dunque dobbiamo fare 24,96 meno 20,61. Il risultato è 4,35, la differenza tra i due lati della fetta. Dobbiamo andare a dividere questo risultato per 4, che sono i tagli che abbiamo effettuato sul nostro multistrato precedentemente. Il risultato è 1,088. Adesso dobbiamo andare a dividere di nuovo questo risultato per la lunghezza della multistrato che abbiamo in mano, ossia 193 mm, quindi 1,088 diviso 193 mm. Il risultato è 0,0056. Adesso dobbiamo andare a misurare sempre in millimetri la distanza tra la vite che abbiamo messo in precedenza e il punto in cui andremo ad agire spostando la spalletta in avanti o indietro. Nel mio caso sono 765 mm, quindi 0,0056 per 765 mm, il risultato è 4,47 mm. Dunque, se avete fatto tutto quanto come ho fatto io, ossia avete messo la prima vite a sinistra ed andate a registrare la spalletta nella sua parte destra e avete ottenuto un numero positivo, dovete spostare in avanti la parte destra della spalletta. Nel caso in cui avessi ottenuto un numero negativo, avrei dovuto spostarla all'indietro. Ma non è questo il caso, dobbiamo spostarla in avanti, 4,47 mm in avanti. Vi faccio vedere come faccio. Dunque, mi servirà un morsetto. Un pezzo di multistrato. Dunque, vado a trovare con il calibro la misura di 4,47 mm. Ecco, blocco il calibro. Dunque, adesso devo andare a puntare il calibro contro la spalletta e sistemare di conseguenza il pezzo di multistrato alla distanza voluta. Lo blocco in modo che non si muova. Vado quindi a svitare la vite che avevo messo sotto
e riposizionarla di nuovo nella corretta posizione che ho misurato. Rimettiamo la nuova vite facendo attenzione a mantenere bene imbattuta. A questo punto dovrei aver ottenuto lo squadro un po' più preciso. Andiamo a verificare. Diciannove virgola 19,88. Diciamo che è un livello di precisione che mi può soddisfare. Come avete sicuramente fatto caso, ho installato delle T-Track all'interno di questo jig. Per il momento non ci ho fatto nulla con queste T-Track, però saranno utili per degli upgrade che vedremo in futuro. Quindi rimanete connessi perché ho intenzione di modificarlo leggermente questo jig e ci riusciremo a fare delle cose più carine. Per oggi è davvero tutto. Al prossimo video, ciao!